Si è concluso con 6 condanne a complessivi 68 anni di reclusione e 340.000 euro di multa il processo Supermondi 2. Il Tribunale di Locri, all'esito della Camera di Consiglio, ha disposto 12 assoluzioni e ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Francesco Piromalli in ordine al reato contestato in un capo di imputazione in quanto già oggetto di precedente giudicato. Per un altro capo l'imputato è stato invece assolto. L'accusa, sostenuta in udienza dal sostituto procuratore Antonella Crisafulli della Procura distrettuale antimafia Regina, contestava agli imputati a vario titolo e con modalità differenti i reati di importazione, detenzione e cessione di stupefacenti, in alcuni casi con l'aggravante dell'ingente quantità. Il processo, come sottolineato dalla dottoressa Crisafulli, nel corso della requisitoria si sviluppa dagli esiti del procedimento Supermondi, quando dopo la sentenza in abbreviato, il 27 ottobre 2008, l'allora GUP distrettuale rilevò che alcuni reati non erano stati contestati. Dai rilievi di quel giudizio, risalente a 11 anni fa, si è incardinato l'attuale processo che si fonda sul compendio probatorio dell'inchiesta condensata all'interno di alcune informative degli agenti del GOA e della Guardia di Finanza di Catanzaro che hanno monitorato una serie di utenze telefoniche. La procura distrettuale aveva concluso con pesanti richieste di condanna avverso alle quali si sono opposti i difensori, tra i quali gli avvocati Salvatore Staiano, Vincenzo Cicino, Pier Massimo Marrapode ed altri. Il collegio penale, presidente Annalisa Natale, ha ritenuto sussistenti elementi per 6 condanne da 8 anni a 14 anni e 6 mesi di carcere, pur assolvendo i 6 imputati per alcune contestazioni.